Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Finalmente ci siamo. Ecco qui Tekken 8. Dopo aver provato la demo, trovate il video qua sul canale, ero abbastanza intrippato, quindi negli ultimi giorni, soprattutto quando è incominciato ad arrivare l'alert della spedizione, ero davvero molto ma molto in hype. Tra l'altro, appunto, sono uno di quei pazzi che lo prende ancora fisico. Molti altri amici che conosco ce l'hanno già infatti preso in digitale, ma Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter, li voglio fisici. Cose tipo Granblue oppure picchiaduro un pochettino minori tipo DNF, che comunque sono molto validi, quelli posso averli anche in digitale. Questo è comunque un gioco che, già provando appunto la demo, mi ha fatto capire quanto sia curato, ma anche il 7 in realtà lo era, perché appunto si vede che si sono messi al pari con quello che hanno fatto la concorrenza. Non solo la story mode cinematico, che finalmente ci spiega un po' più la storia, quello c'era anche nel 7, spero che in questo caso appunto poi la trama sia un pochettino più conclusiva, perché quella effettivamente concludeva la storia degli Yacci, però sembrava quasi appunto un seguito del primo più che Tekken 7. Questo invece teoricamente è un seguito del 3, però va bene. Diciamo che sono un po' sballati come numerazioni, perché infatti Tekken al centro sono praticamente inutili, sia per le vicende che succedono che per il gameplay in sé, che era abbastanza sciatto. Qua invece hanno messo un sacco di cose, ma più che altro io voglio provare appunto le modalità che non erano ancora disponibili nella demo. Al cross platform sì, all'HDR sì, perché non dovrei volere l'HDR, che finalmente ho un televisore buono. Ok, ci sono mille icone diverse per 30 cose diverse. Il gioco sta salvando, adesso c'è l'icona con l'otto azzurro, l'otto rosso invece è il caricamento e il mondo verde è la connessione. Carina, però comunque è bello che è 3D, che si muove. Ok, quindi in realtà ha creato il salvataggio base, perché l'ho appena messo. L'installazione dura quasi mezz'ora. E alla fin fine sono 80 giga di gioco con la patch. Ah, io come al solito metto Kyo. Infatti, ormai è il mio nick principale, a parte essere Dark Kyo sul PlayStation Network, ormai da decenni, da quando mi sono iscritto, appunto. Però non va bene, quindi mettiamo Dark Kyo. Vediamo il Tekken ID lunghissimo, che è un po' come quello anche di Street Fighter. Speriamo che chiedere l'amicizia agli altri non sia così problematico. Ok, così. Va bene. Allora, quindi c'è qua che storia e gli episodi dei personaggi, che questi non c'erano. 5 scontri. Ok, quindi che sono le storielline, c'erano anche nei vecchi Tekken o comunque negli ultimi Street Fighter, il 5 e il 6 hanno appunto pochissimo, non hanno l'arcade da 12 personaggi come un tempo.
Qua vediamo il Tekken Ball, impostazione torneo. Non lo so, rollback standard. Ok. Adesso dovrò provare. No. Postazioni schermo. Questa mettiamo alta. Voglio un'esplosione di luce. L'interfaccia del Tekken Ball la posso scegliere, nel senso, questa è carina, poter mettere le interfacce come si vuole. Non mi dispiace, vabbè, così sono quelle standard, però poterle posizionare è comunque piacevole. Questa è l'HDR, l'avevo già attivato. Diciamo che non ci sono opzioni particolari. Non c'è cose per i sottotitoli o altro, questo mi fa un po' strano. La super battaglia fantasma. Quindi devo prima arrivare avanti nella quest arcade per sbloccare questo. Che appunto, vedendo anche i trofei, il gioco sembrerebbe platinabile senza lasciarci dietro l'anima. Bisogna capire bene quanto ci vuole per salire di livello. Perché qua sembra legato al profilo del giocatore e non ai personaggi, quindi poter usare un po' chi si vuole. E se contano anche le battaglie con gli amici, perché io voglio giocarci molto con gli amici. Poi qua le battaglie arcade. Ah no, ecco, sono pirla io, perché poi ci sono queste, le accessibilità. No, sono solo le colorazioni. Ok, pensavo che fosse questo per i sottotitoli, per avere le cose un po' più grandi. Sarà che ormai mi sta calando la vista, quindi preferisco. Poi qua abbiamo un versus classico e tanto lo sappiamo, quello che volevo giocare è questo. Il Tekken Ball. In realtà ho comprato Tekken 8 solo per giocare con il Tekken Ball. Qua vediamo un po' i personaggi. Victor non mi ricordo manco di cavolo fosse, se c'era già prima. Zaffina c'era. Il nostro Claudio Serafino. Leo. Leroy, che era stato molto discusso perché era davvero troppo sgravato da quello che avevo capito, ma non l'avevo preso perché mi ero limitato tipo al primo pass. Questo mi fa cacare, perché comunque, come anche in Street Fighter 6, il personaggio arabeggiante, perché sì, perché comunque, come anche i personaggi cinesi un tempo, servivano per acquisire una piccola fetta di mercato. E invece devo ammettere che Yoshimitsu non mi piace per niente. Questa nuova versione di Yoshimitsu così, per quanto sia in stile samurai, non mi dice niente. Dragon Off, ok, un po' più sciatto del solito. Steve una volta tanto è vestito. King è sempre il King, quindi lo amiamo. Jack 8 è più tecno. Non lo so, devo vedere. Il fatto che Devil Jin sia un personaggio separato già è una cosa buona, mentre Devil Kazuya dovrebbe essere una trasformazione da fare in game. Jun è tornata e è un personaggio stavolta con una sua storia. Vedremo. Lars è come al solito il figlio inutile. Alisa è un po' così perché ci doveva essere. Lily adesso c'è anche il gatto che accarezza, ok. E questa cosa di Kuma che è diventato un cosplayer di Ryu non l'ho ben capita. Però mi piace un sacco. Mentre Panda è diventata più coccolona.
Asuka è così. Vedremo. Lì è diventato sto tizio high tech. Sembra il Raiden di Metal Gear Rising. È praticamente un cosplayer, solo che ha quella orribile mascherina da paintball, diciamo, sugli occhi, che mi fa veramente cagare. Infatti poi voglio vedere le personalizzazioni. E noi proviamo da XOU. Poi in realtà qua non ho visto Warang come l'hanno conciato. È figo. E poi Reina, che dovrebbe essere anche importantissima per la storia, ma è il personaggio sconosciuto che nessuno ne sa niente. Allora, qua ci sono già degli altri costumi. Fico. Sono quelli predefiniti. Ok, l'1 e il 2 hanno solo la colorazione diversa. Il 3 e il 4 cambiano molto. Vediamo. Sì, da sposa. Mettiamo a facile, va. Palla di ferro, globo, il nucleo di Hazel. Ok, ci sta. Ah, c'è ancora il Tekken Ball. Vai, pallone da spiaggia, 100% di danni, e vediamo. Perché se volete vedere com'è la Quest Arcade, che alla fine era appunto già presente nella demo, e lo story mode, guardatevi il video che ho fatto della demo. Qua voglio provare appunto le cose che hanno messo solo, cioè sono nel gioco completo e che non erano disponibili. Mi piace che c'è una visuale. Ok, è facile. Ok, appena lo stavo dicendo. Cos'è? Ah, lo stile speciale. E io ho preso a qua, perché se ti fa comunque punto, subisci danno. Poi è bello che perde il velo Mina. Ok, sarà nei miei ricordi di bambino, in Tekken 3 era molto più veloce. Qual è tutta sta violenza? Ok, ho capito che con Fioriu la meniamo così. Come non detto, appena lo dico subisco mazzate. Ok, questo perché faceva l'attacco speciale, ma non può farlo. Torniamo ai controlli classici. E il fatto che si possano cambiare in qualunque istante durante il combattimento è una figata allucinante. Ok. Ok, poi col pallone tra l'altro le rimbalza sopra. Ok, questo è figo. Molto molto figo. Ok, ora vediamo qualcos'altro. La gallery come l'hanno messa? L'hanno messa. Devo giocare. Devo pagare? Perché lì c'è il denaro in battaglia. Forse in quelle speciali. Ah no, questi erano i riassunti. E qua mi sa che è il finale. Che tra l'altro, da quello che ho capito dai trofei, spoiler, il gioco ha due finali, quindi si può giocare due volte l'ultimo capitolo, spero non dover rifare tutto lo story mode per vedere un po'. Ah, quindi se li voglio acquistare mi costano così?
di botto. Ah, ecco perché sono qui le illustrazioni. Infatti non capivo, cioè, ok, le posso comprare singolarmente. Non ho abbastanza denaro, no. Vediamo un attimo una cosa molto basilare. Ok, qua ti dà le spiegazioni così invece di farti il tutorial. Proviamo lo stile speciale, intanto lo posso cambiare quando voglio. Qui andiamo invece un po' di ignoranza con Kazuya. E ci picchiamo lei che voglio vedere se dà soldi e fa salire il rank del personaggio. Mi sa di no, però. Magari ci siano comunque molte arene. Avrei magari dovuto farle vedere un pochettino, però. Se è un'altra figlia ci rimango male. Ah, ok, si trasforma proprio durante le combo. Molto efficace, invece. Perché siano 3 round? Non lo so, però va bene. Ok. Si ribella. Più che altro il bello di Tekken è che a volte rimontare è molto semplice perché bastano 3 colpi per portarti in fin di vita se fai certe mosse. Quindi carino e no, non ti fa fare soldi, non ti fa fare niente. Perché appunto sono a zero. Quindi poi mi sa che le battaglie online sono la cosa. Però questo. E sono i tornei ufficiali. Bello. Questo lo aggiungiamo ai preferiti. Che appunto è la prima barra. Questo l'avevo capito anche nella demo un po' dopo. Sono le opzioni preferite. Così ce le hai tutte di fila. Senza dover scorrere quelle laterali. E qua infatti io volevo vedere la personalizzazione del personaggio, ovvero quanti oggetti abbiamo da poter modificare i costumi, perché a differenza di Street Fighter, che è molto bello, quello riguarda solo l'avatar. I personaggi base di Street Fighter hanno le skin, diciamo, da comprare, e la prima la puoi sbloccare, che è quella classica per i lottatori vecchi, per così dire. Invece la seconda che hanno messo adesso dovresti pagarla con i soldini virtuali che prendi con i soldoni veri e quindi non è una cosa che mi interessa più di tanto. Qua invece andiamo a vedere un po' tipo Jun, dai. Crea uno nuovo. È carino che gli hanno messo tipo nel set di posa fotografico. Ah ok, però di base non hai niente. Devi comprare tutto e costa tutto così. Indiscriminatamente 50.000. Non quello da 8.000 i capelli, chiamiamoli normali, e poi 20-30.000 i capelli un po' più particolari. No, così. Tutto 50.000. Però puoi cambiare davvero di tutto. Ah, ok, gli occhi già li puoi cambiare maggiormente. Peccato che siano la cosa che mi interessa di meno, perché un personaggio che ha quel colore degli occhi.
i colori delle sopracciglia, il trucco. Ok, allora un po' di cose, chiamiamole di make-up, sono di base. L'abbronzatura non serve a niente, però poi le cose invece. Ah no, qua ce n'è un pochettino gratuite. Quindi dai, le fasce naturalmente, quella lunga è a pagamento, quelli buffi sono a pagamento. Il cerchio di colore vuol dire che probabilmente si può colorare. Ok, questi già costano 150.000. Occhiali ne abbiamo già un bel po'. La preview non rispecchia bene quello che vedo. Ah, fa modifica colore, ok. Perché di base lì te lo fa vedere di un colore diverso. Ok, così che è più in linea con il colore del vestito. Però, ok, già un po' di opzioni ci sono. Ah, questo è bloccato perché mi sa che lo vai a sbloccare giocando. Quindi questi mi sa che li sblocchi andando magari avanti nella storia perché non li puoi comprare, quindi. E qui abbiamo già invece un bel po' di scelta. Ah, però, visto che c'ho il completo intero. Ok, quello l'abbiamo tolto perché sennò non si vede. Che te lo dice, questo è carino che te lo dice, c'è davvero un botto di scelta, ecco, e qua mi piace ad esempio che siano gran parte già sbloccati, quindi me lo posso personalizzare io e poi me ne compro altri, infatti non capisco perché davvero le parti del corpo qui per i capelli invece siano tutti da comprare, i vestiti che sono la cosa interessante invece sono già sbloccati gran parte, quindi è una cosa molto molto piacevole. Insomma, non è male perché Tekken 7, se non ricordo male, invece gran parte delle cose dovevi sbloccarle o vincendole alcune o facendo appunto un botto di soldi. Qua possiamo mettergli la gonna così. Oppure questa, quelli naturalmente li devo comprare. I boxettini sexy li devi comprare. Le scarpe un po' più in tono. Però rosse mi fanno cagare. Così è un po' meglio. Accessori. Accessori ce n'è un botto. E naturalmente quelli buffi sono da comprare. Ah, però te lo mette proprio in testa. Ok, lo puoi scegliere. Ok, questa è una di quelle cose che vanno personalizzate, cambiate. No, non lo voglio, eliminalo. E ce n'è comunque, c'è anche lo spallaccio alla Canil Guerriero, ok. Gli artigli di Wolverine. Cose interessanti, però questi poi vanno posizionati bene. Se no diventano quelle cose veramente compenetrate al massimo. Ah, ok, qua invece il disegno. Questo mi piace un sacco. L'aura d'energia. Questo invece in Tekken 7 li dovevi sbloccare, mi sembra. Beh, bello. Questa invece è proprio quella di energia.
Queste cose sono cazzatine, ma mi piacciono un sacco. E l'effetto dei colpi, che anche questo mi piaceva un botto. Ok, così ci puoi fare la foto e concludiamo. Salve Deshi. Abbiamo fatto il nostro primo trofeo personalizzando il personaggio. Poi, il giocatore invece sono io. E questo dovrebbe essere appunto legato ai progressi online allora. Poi magari farò un altro video perché mi ci devo mettere un po' tanto dietro. Oh, che carino questo. E questo pixelloso. Ok, poi un botto sono bloccate. Ok, questo che mi piace un sacco. Il titolo. Mi spiace che non stia dentro i pugni. Laurea in punizioni, sembra John Cena. Questo non lo capisco. Amante del tè, perché mi piace. La barra la puoi personalizzare. Queste sono cazzatine, però mi piacciono. Ok, in realtà questo molto giappo mi gasa. Ok, così, poi questo con il drago lo voglio sbloccare. Non ti dice quali sono i requisiti per sbloccarlo? Ah no, ok, te lo dice il grado massimo. Madonna di Ganryu. Ok. Per adesso andiamo con questo, va. E questo non ho capito. Specchio magico, mettiamo quello, non so cosa serva. Ok, abbastanza dozzinale, però ci sta. Poi qua il jukebox. Ah, è suddiviso già nelle vecchie. Diciamo per il gioco figo. E qua boh, devo dire che puoi crearti la tua playlist. Sono opzioni interessanti. E poi i replay. Quindi diciamo che molto ma molto figo. L'unica cosa appunto è capire se magari uno può cambiare e non avere per forza Kazuya. A me piace Kazuya, anzi, per quanto poi sia diventato uno stronzo di merda, all'inizio era il protagonista quasi buono, in confronto a Yachi, e effettivamente mi piace, ma molti potrebbero volere un altro personaggio nella schermata principale. Qua invece non lo puoi modificare. Però il gioco tecnicamente è dedicato a lui, quindi insomma, mi piace. Il Tekken Ball me lo ricordavo un pochettino meglio, un pochettino più vispo, ma poi l'ho messo anch'io a facile. Ma insomma, è figo.
Io mi aspetto tantissimo dall'Arcade Quest, infatti sarà una delle mie cose preferite. Questo invece è l'arcade normale, classico, con 8 battaglie. E poi voglio capire appunto se fai i soldi con l'Arcade Quest oppure no. Però, come abbiamo visto all'inizio, l'Arcade Quest è abbastanza tra virgolette costrittiva a seguire quel minimo di trama, quindi non voglio rifare un altro video facendo le stesse cose che ho fatto nella demo, e magari appunto farò un aggiornamento nel weekend se sono andato un pochettino avanti, se ho sbloccato alcune cose fighe. Però già il fatto che gran parte della personalizzazione dei vestiti sia sbloccata mi piace un sacco. E quindi io sono davvero soddisfatto. Tecnicamente mi sembra molto valido. Bisognerà vedere le performance online, ma è appena uscito, quindi magari potrebbero non essere soddisfacenti subito, ma verranno migliorate. E perciò devo dire che qualitativamente parlando, anche come roster di personaggi, secondo me è valido. Il primo season pass aggiungerà poi altri 4 personaggi, ma devo dire che per adesso posso farne a meno. Quindi aspetterò che cali di prezzo senza problemi. Quello che mi ha un po' deluso invece è il pack premium, che alla fin fine sono solo cose per gli avatar, la personalizzazione degli avatar dell'Arcade Quest, che non è male come cosa, però ok, potevano diciamo metterci qualche costume d'epoca, per dire, cose legate ai personaggi classici. Però tanto bisogna vedere appunto nella personalizzazione del personaggio quanto, ad esempio, mettiamo Jin. Poi tra l'altro gli slot sono 10 per ogni personaggio, ok. No, non te lo fa vedere, non c'è un'anteprima, prova. Ok, sì, volendo puoi avere, ok, costa 1.000.000, quelli classici, puoi averli, quindi ok, va bene, costa 500.000 e 1.000.000, però li si farà, anzi è uno stimolo per farli, quindi no, ok, i costumi, per così dire, classici ci sono, e perciò allora mi va benissimo. Anzi, è un gioco teoricamente, a differenza appunto di Street Fighter e Mortal Kombat, che può vivere anche senza DLC e darti un sacco di contenuti. E effettivamente già in Tekken 7 e in Soul Calibur questo succedeva, e speravo che questa formula venisse mantenuta, e ciò è successo, perciò sono davvero molto soddisfatto. Quindi non bisognerà comprare DLC come se piovesse, ad esempio in Dead or Alive, che era davvero ridicolo, che spendevi il quintuplo del prezzo del gioco per comprare dei costumi. E no, non va bene. Qua invece te li puoi fare, personalizzare, avere quelli d'epoca, e insomma, queste sono le cose che volevo vedere che non si sono viste nella demo, e per cui appunto avevo ancora qualche dubbio, ma adesso è stato ampiamente fugato. Insomma, Tekken 8 a livello di contenuti, di qualità, di design anche, diciamo, è veramente un passo avanti per la serie. Si mette allo stesso livello e forse anche un pochettino di più in confronto alla concorrenza. Bisogna vedere l'Arcade Quest quanto mi prende in confronto al World Tour di Street Fighter 6, però già secondo me è molto meglio della personalizzazione
di Mortal Kombat 1, che alla fin fine sono due oggetti che puoi avere al personaggio e basta, devi farti delle season lunghissime, o meglio, le season sono lunghissime da 40 giorni, però poi in una settimana le fai senza problemi e tra l'altro sono completamente ripetitive. Perciò allora preferisco la classica ripetitività che però mi fa fare soldi per comprare i costumi che voglio. È molto meglio. Devo dire che già per questo diciamo che sicuramente Tekken 8 sarà il miglior picchiaduro del 2024, anche perché non c'ha concorrenza, però in confronto comunque agli ultimi usciti è quasi alla pari con Street Fighter 6. Adesso vedrò, spulciandolo un pochettino meglio, quanto può essere valide sia la storia, che comunque mi piace a livello di cinematiche, si è già vista appunto nella demo, è molto dinamica, e bisogna vedere poi l'arcade quest, che potrebbe essere una grande rivelazione, ma preferisco appunto farne magari un video a parte parlando solo di quello dopo che ho superato la fase iniziale, che era quella che si vedeva già appunto nella demo. Perciò direi che io sono molto soddisfatto. Come al solito vi ringrazio per avermi seguito sin qui e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Se volete lasciate anche un commento per dire la vostra, se state giocando a Tekken 8, se lo aspettavate o adesso lo state ancora aspettando ma non siete convinti. E insomma, fatemi sapere la vostra, perché io quello che pensavo, diciamo le mie opinioni, le ho dette in questo video. E perciò direi quindi che vi saluto e vi aspetto alla prossima.